Claudio Benintende e RSU del Vitis Pininfarina. Allora, noi oggi, come potete vedere, siamo in mobilitazione, stiamo facendo lo sciopero degli scrutini e vogliamo segnalare alla cittadinanza, vogliamo segnalare a tutto il mondo e a cuore le sorti della scuola pubblica che siamo in una situazione che a noi pare senza remoto. Sappiamo benissimo che ci sono dei provvedimenti genuini, una vera e propria riforma della scuola che non ha alcuna finalità e alcun contenuto didattico, ma è una riforma di solità. Noi siamo nella scuola, un istituto tecnico dove ci sono i laboratori. Bene, le ore dei laboratori saranno tagliate. Dei genitori, è stata infame la giornata, però insomma qualche soluzione
vede oggi, che è fatto con la buona volontà degli insegnanti, di quegli insegnanti che vengono definiti da più parti fannulloni, è quello che ci aiuta a fare la scuola, la buona scuola pubblica. Tutto questo l'anno prossimo non è detto che ci sia, perché non ci saranno risorse, non ci saranno persone, non ci saranno fondi. Pertanto, quello che voi vedete oggi non è la scuola del futuro, è la scuola del presente, e del futuro non si può dire niente. Io spero tanto che le nostre proteste, che la nostra voce arrivi dove deve arrivare, perché si capisca, soprattutto chiediamo l'aiuto dei genitori in questo senso, perché sono loro che veramente, seguendo i loro figli, possono capire che questa scuola è una buona scuola. Avrà dei difetti, avrà delle pecche, ma si può lavorare sui difetti e sulle pecche, ma non si può distruggerla in toto, questo soltanto volevo dire. Vi ringrazio tutti e buon divertimento.